buongiorno a Adriana Gloria Marigo, poeta, che ha scritto vari libri di poesie e vari altri testi. C'è anche un libro di aforismi, il libro Minimalia, che non affronto oggi quasi come questioni, ma siamo qui soprattutto per l'ultima plaquette, direbbero i francesi, e un piccolo libro di poesie dal titolo che questiona anche Astro in Memore. Allora, prima ancora di partire, Gloria, dall'Astro in Memore, una domanda un po' che mi arriva da letture. C'era qualcosa così di Freud e di altri. Ho trovato anche uno storico della Grecia, Marcel Detienne, no? Che diceva che i poeti sono maestri di verità. Com'è questa questione? Anche Freud, quando non ci capiva apparentemente più niente, diceva: rivolgetevi ai poeti, se non trovate più nei miei testi. Come trovi questa questione anche rispetto al modo in cui scrivi? Perché c'è la traccia per me della, come dire, dell'autenticità, della lealtà, della parola autentica. Insomma, non è un, come dire, non è, perché ci sono anche, non è una bella poesia di facciata, non ha due facce, il volto è lì, nell'astro in memore, in queste figure di laghi, di montagne, di piante, di fiori. Prego, Adriana Gloria. Giancarlo, prima di tutto grazie per lo sguardo che hai posto su di me, sui miei libri e per l'opportunità che mi dai di poter rispondere e illustrare la mia poesia che ormai si muove dal 2009 e quindi penso di avere anch'io uno sguardo più completo e forse anche complesso sul mio scrivere. Sul mio sentirmi nella poesia, io non rifuggo dal dirmi poeta. Molti dicono: oh, ma chi sono io per potermi dire poeta? In realtà, se io accetto di poter asserire che mi sento poeta, è per il fatto che sento il mondo poeticamente. Vivo il mondo poeticamente e quindi esprimo la visione che ho del mondo, la conoscenza del mondo attraverso l'uso della parola che mi è più vicina, più pertinente. Non saprei scrivere diversamente. E come sempre ho detto in altre occasioni, e qui adesso voglio sottolineare una volta di più ancora, che mia poesia, come tu bene hai appena detto, è rivolta appunto a un uso della parola autentica. Ed è stato proprio un crescendo questo. E non posso attribuirlo al fatto che sia stata una scelta precisa, un obiettivo che mi sono proposto di raggiungere. È la mia natura, è la mia qualità psichica che mi porta a scrivere, a scegliere la parola, quindi in un certo modo piuttosto che in un altro. E quindi anche il tema del mio scrivere è tutto rivolto appunto a un problema ontologico. E questa è sia la mia natura, ma è anche la mia educazione, la mia formazione. Quindi partendo da lontano, da molto lontano, ho questa amorevolezza, questa passione, questo amore sviscerato, diciamo, per la parola che si radica nei presocratici. L'hanno visto subito i critici dal mio primo libro e nel mio primo libro, editò nel 2009, dalla casa editrice Lieto Colle, c'è una poesia proprio che è una affermazione, no? Un dato di fatto e anche diciamo una linea poetica.
dove io scrivo che cerco la parola che sia osso di seppia. In questa espressione, il verso proprio non è così, ma questo è il senso, non soltanto omaggio un poeta che io amo moltissimo, Montale, ma è anche proprio la mia intenzione, cioè trovare la parola così scolpita che non abbia bisogno di altro, perché è un piccolo cosmo nel quale noi possiamo esprimere la nostra etica, il nostro senso della vita, l'estetica, e quindi io ho avanzato sui fondamenti di questa idea di base, su questo non è un'idea, è proprio un concetto che mi ha strutturata così. Quindi, anche se talvolta può sembrare, non è, come dire, una scelta tra parole, ma è qualcosa di una precisione linguistica, come dire, che in viaggio e arriva a sempre una maggior precisione. Cioè, non è che quella parola era precisa prima e l'hai scovata, è poetando che queste parole si specificano, oppure è un'altra cosa. È giusto quello che dici. Diciamo che c'è di base una struttura psichica. Io sono convinta di questo sempre, anche quando mi occupo dei libri degli altri. Penso sempre che c'è, che tutto quello che noi esprimiamo, il modo in cui lo esprimiamo, deriva da una struttura che è, come dire, innata, e che attraverso il tempo, a partire poi dall'educazione familiare, poi scolastica, le esperienze della vita e così via, si va perfezionando, e quindi siamo come indirizzati verso percezioni del mondo che sono le più pertinenti alla nostra struttura. Io non potrei mai scrivere di temi politici o di temi sociali, perché non rientro nella mia struttura. Io ho, mi viene spontaneo, e ho anche necessità, c'è questa spontaneità e questa necessità di scrivere di cose pertinenti alla forma del pensiero, a come il pensiero si struttura, si modifica, si articola e si realizza. È una modalità questa che ha molto a che fare, secondo me, anche con la dimensione etica. Alcuni hanno detto, e dicono anche oggi, che la mia poesia è difficile. Io non sono ho preceduto. Va bene, allora io finisco qui. Non è così la mia questione, ma diciamo, capisco la sfaccettatura dalla quale è posta questa questione. Per me sono altre domande intorno a questo, ma non in quel sì. modo. Prego, prego. Ecco, io non sono del tutto d'accordo con coloro che dicono, affermano questa dimensione. Scusa. È una poesia probabilmente desueta, nel senso che oggi, ma è stato così in tutte le epoche storiche, no? Nel senso che oggi si prediligono alcuni temi, e che sono i temi favoriti anche dagli editori e dai critici, no? Per cui certe modalità di scrittura, peraltro molto interessanti, perché non parlo direttamente soltanto di me, ma parlo anche in relazione ad autori che io frequento e conosco, che anche loro hanno una poesia molto elevata, ma poco apprezzata, perché esce dal canone prestabilito. C'è un canone in vigore in questo inizio di secolo, c'è un canone in vigore entro il quale chi si pone... Per chi si pone entro quel canone c'è un apprezzamento, no? E i temi di oggi più correnti sono
quelli appunto del disagio, il disagio personale, sociale, il disagio economico. E quando si parla del disagio sei sicuramente su un carro vincente, ma se parli invece del, se scrivi del, del pensiero, di come il pensiero supporta le nostre azioni, come il pensiero struttura le relazioni, no? Ecco, se tu vai a toccare questa ontologia, se tu scrivi una poesia dell'ontologia e quindi usi molte espressioni simboliche, metafore, e quindi induci il lettore a entrare partecipando con fatica, cioè portando fuori la sua facoltà di apprendimento, ecco, lo stimoli a leggere, ad ascoltarsi, all'ascoltare e a ascoltarsi, e quindi ad apprendere e modificare contemporaneamente se stesso, il suo mondo personale e anche poi il rapporto con il prossimo. Ecco, se tu ti poni in questa scrittura, questo tipo di scrittura, sei messa un po' a margine, molto stimata, molto apprezzata, ma non puoi avere molta visibilità. Ora, siccome io tengo molto di più alla qualità della scrittura, ecco, poco mi importa di essere messa lì come fossi in una celletta di grande stima, ma comunque sempre una celletta. Non mi dà più sofferenza questa cosa, anzi ne sono piuttosto orgogliosa. Andiamo proprio allora ad alcune di queste poesie. Dimmi la pagina, io ti seguo. È pagina 7, se vuoi leggere, sì. Legge l'autrice, va bene? Sì, sì, leggo volentieri, guarda. Pagina 7 hai detto? Ah, proprio l'inizio. Una veste. Sì, è cucita addosso una veste di timbriche e fortune alterne nella luce, il momento esalta o schianta nel giro che smaglia e torna d'arte al rammendo. Allora, è un'astrazione più che, come dire, è un'astrazione tale che apparentemente è difficile rintracciare quegli elementi che darebbero qualche senso a chi lo legge, no? Invece, evidentemente, può viaggiare sulla sua costellazione e incrociare questa voce, questa musica, quest'altra onda di cui non ne capisce quasi nulla, e quindi si ritrova che, come se fosse una matrice matematica che può entrare da dove lui ha qualche accesso, o lei ha qualche accesso. Appena un elemento perché si intreccia. Mi ero chiesto infatti, ma perché per un caso faccio parte dei Quirari, per cui la cucitura è una questione teorica addirittura e poetica. Perché ci sono i teorici dell'unione, della saldatura, della cementificazione, e c'è la questione del cucire. In questo caso è un cucito addosso una veste. Questa veste è bellissima in quella poesia che è di chiusura, quindi mi riservavo nel caso di allargarmi ad altri libri, alla tua raccolta senza il mio nome. Sì. Dove c'è la... La leggo in intero nel caso. Sì, sì. Allora, e dopo azzardo qualche altra parola, perdimi, lasciami, ove più non si intessono fronda e nido, indietro alla Morgana, mangia i semi di Persefone, dimentica la specie che sono, la cucitura eccellente,
sulla veste di testa. Vivere è consentito senza il mio nome. Ha anche una, come dire, una forza, l'assunzione apparente o reale di questa posizione, che è da giudice di giudici, in conclusione, per dire così. No? Sì. Vivere ti è consentito, questo senza il mio nome. Detto così, e così sembra detto, è più sopravvivere o sottovivere ti è consentito, perché vivere non ha bisogno di consensi. Ma qui la questione per me è, in questo caso, no? La cucitura eccellente sulla veste di festa. E qua non so quanti anni ci siano di distanza tra un libro e l'altro, tra una poesia e l'altra. E cucita addosso una veste di timbri che fortuna alterne. Diciamo, se non fosse, è così il viaggio, cioè io non ce l'ho il senso, e invece sono qua che comincio a navigare, no? Ma, sì. Ma non puoi navigare prima, cioè in alcune poesie hai degli elementi che ti vengono subito, e poi invece ti ritrovi che se appena ci provi cominci a viaggiare, ad elaborare. E quasi, potrei dire, la cucitura è eccellente, se non fosse che qui la fortuna è alterna. C'è la questione, quindi, dell'alternativa, forse anche dell'alternanza, qui, non dell'alternativa, dell'alternanza, la cucitura eccellente, potrebbe fare titolo anche di altri scritti, di altre poesie. Allora è così che ciascuno può leggere, che ciascuno può usare. Io posso interrogarmi su quella che per me è quella cosa che cucita addosso una veste, no? Di timbri che fortune alterne. E c'è anche chi non ha, come dire, nessuna di queste cuciture su una veste addosso, eccetera. Cioè, qual è l'abito del tuo viaggio e che non sia un'abitudine? Voilà, come dire, non è vero che non, anzi, provoca al viaggio, no? Alla lettura. C'è questo, ma è una scelta, l'hai appena accennato prima anche, no? Cioè, è una scelta di non dare, che cosa? Un testo che in questo momento sarebbe socialmente ammesso ed è quello che tutti vogliono sentire, poi lo leggono, scivolano sopra, magari hanno anche comprato il libro, ben venga per il poeta o per la poeta, però non hanno incontrato nessuna questione. È questo che dà che non c'è, cioè, ma anche questa fa parte della modernità. Non tutti lo usano, ma di non essere immediatamente comprensibile. Nessuno è immediatamente comprensibile, però. Ti rilancio una tua poesia. E lascio a te la parola su questi dettagli, su queste questioni. E pagina 21, Annunciazioni, Luino, 14 settembre del 2015. L'aria, e più di essa l'azzurro, irriverente, converge sull'istante, già presso, ora che la terra patisce, l'astro in memore, la fama del mare agli inventari. Io proprio solo con l'astro in memoria comincia un'interrogazione, un viaggio intellettuale, però anche qua l'astrazione sembra un ermetismo, se non si osa. Come dire, le immagini sono molto belle, la musica è molto bella, e poi viaggia, perché sennò sei perso. Non è neanche questione di aggiungere. Sì, forse gli astri ti fanno anche perdere un po'. Così, io che devo avere gli armadi pieni di immagini, d'accordo, io trovo, beh, è per quello l'interesse, io trovo molta materia che mi interessa, no? L'aria e più di essa l'azzurro. E perché il colore, laddove è quasi il cielo già, no?
L'aria è più di essa il cielo, potrei dire. E poi l'aria è più di essa, perché che cos'è di più dell'aria? E per chi lo sarebbe di più? Per te lo è di più? Chiede l'aria. L'aria è più di essa l'azzurro. Diciamo che, voilà, faccio una provocazione. Perché se no mi metto io a fare queste esegesi inconsuete. Ma chi intendesse l'aria nel suo viaggio, no? Perché non c'è la formula nascosta da qualche parte di quel che ha veramente detto Adriana Gloria Marigo in quella poesia, a pagina 21 di Astro in Memoria, che è la poesia che cita il termine Astro in Memoria. Chi intende l'aria? E più di essa l'azzurro, non è neanche bisogno di essere irriverente, e non è più asmatico, non è più asmatico. È il teorema in cui cessa l'asma, cioè può accettare l'aria senza più paura. È molto bello. Lascio a te però questo modo. Che io ho per leggere, ma è così che lo leggo, altrimenti è una, come dire, è un bel dipinto, ma qui nel caso una bella poesia che però non intendo come andare demuniti a una mostra di opere d'arte astratte e sorridere quando finalmente uno trova la linea di un fiore, di un gatto, ma non ha capito lo stesso. Ecco, io spero di non aver messo il mio gatto dentro la tua poesia per intendere qualcosa. Ma l'aria, che più di essa l'azzurro, irriverente. Beh, insomma, il Dio irriverente, se fosse il cielo è quel che ha dato Dio in varie lingue. L'ha dato l'alto, no? Ti lascio, sei tu. Sì, allora devo dire che tutta la mia poesia nasce da, normalmente, anche per gli altri poeti, da fatti personali, da vicende quotidiane, da percezioni, insomma, la poesia nasce dal nostro profondo, ecco, dal nostro vivere profondo, l'intorno, o anche vivere superficialmente, anche in maniera superficiale si può vivere e produrre delle cose molto interessanti, no? Ecco, quindi questa a primo acchito è semplicemente la descrizione di un'osservazione dove mi trovo in mezzo all'aria, mi trovo sovrastata dal cielo azzurro irriverente, per me era così terso, così non campeggiava nessuna nuvola nel cielo, che era di un azzurro intensissimo, quasi cobalto, per cui c'era anche dal punto di vista appunto, diciamo, etico quasi, no? Una irriverenza verso la terra. Era così superbo il cielo da essere irriverente verso la terra, che invece era in una posizione di declino, perché era autunno. E io poi scrivo, ora che la terra patisce, perché infatti era in autunno, che cosa patisce? L'astro in memore, cioè il sole che è in memore della terra, perché è in una fase autunnale, quando invece nella stagione maggiore, cioè l'estate, il sole è splendente, ha lui la, diciamo, la supremazia quasi, no? Sulla terra. E in questo momento autunnale c'è anche un altro elemento, che è il mare, che io amo tantissimo, ecco. E però è autunno e la fama del mare adesso è agli inventari, è negli archivi, cioè la stagione maggiore è declinata, è archiviata e ci siamo introdotti, immessi nella stagione del declino della natura e quindi dell'esaltazione di tutte le forme. C'è una remissione verso il basso, verso l'autunno, che io non amo. E quindi questa descrizione, diciamo,
naturalistica, se vogliamo, sì, non compare molto naturalmente, non è una poesia naturalistica. Comunque io parto da un'osservazione naturalistica e mi sorge, mi sgorga una serie di parole che scritte in questo modo non sono più la descrizione di un ambiente, ma diventano invece la connotazione di stati psichici, o forse meglio intellettuali. E quindi mi porto attraverso queste metafore nello spazio che a me più interessa, cioè quello che ho detto prima, cioè il pensiero che struttura il linguaggio, il sentimento, il rapporto con il mondo, con la natura, con gli esseri umani. Io mi sono espressa in questa poesia, ma anche in tutta la mia le mie pubblicazioni, proprio su questo territorio. Parto dalla realtà che vivo, però vado a connotare una realtà invisibile, che però è presente negli esseri umani, è presente anche nel paesaggio, perché è il paesaggio più interessante quanto, secondo me, è quanto più accoglie particelle di invisibile. Anzi, sono proprio quelle particelle di invisibile che supportano il visibile. Io mi chiedevo se non è la pagina sulla quale scrivi il paesaggio. C'è molto in questo. Sì, è presente in tutti quanti i miei libri, in tutti. Pur non essendo una poesia di paesaggio, no? Perché non sono un naturalista. E il paesaggio mi serve per parlare d'altro, in sostanza. E anche quelli che magari hanno letto questo mio ultimo libro possono dire è un libro di sentimento legato alla sua appartenenza al territorio che lei vive, no? Così. È sbagliato. Non è proprio così. Io non ho scritto un libro di sentimento. Prego. È quello che narri qui. Sì, non ho scritto un libro di sentimento o di appartenenza, perché a dire il vero, io questo paesaggio non lo amo, cioè io amo altri paesaggi e sono anche scritti in una poesia, solo una, proprio con molta pudicizia, diciamo, no? Perché è una cosa molto intimistica, molto mia. E scrivo questo paesaggio perché è un paesaggio che ha tutte le attrazioni per far vivere il mio pensiero e per esprimere la mia poesia. Ecco, io non lo amo, però lo ammiro, lo vedo nella sua bellezza, colgo la sua bellezza. Ma non scrivo il mio sentimento. Diciamo, perché non si può scegliere la pagina sulla quale scrivere? Sì. Non possiamo, per quanto riguarda me, non possiamo scrivere la pagina, no. Non possiamo trovare la pagina su cui scrivere, in sostanza. A parte andiamo, tentiamo di incrociarla, di trovarla, la inseguiamo anche, ma è sempre spostata più in là. Mi permetto di passare a un'altra poesia. E sull'astro e sulla memoria, l'astro in memore, quale sarebbe l'astro memore? Avrei potuto scivolare e condurre un'altra lettura ancora. A lungo. Sull'astro ci sarebbe da fare delle kit di lettura, no? La stella, la costellazione, l'asterisco. È un viaggio immenso. Ora l'equinozio d'autunno, pagina 41, è per l'ultimo verso che... ma prego all'autrice. Sì. Gloria, se vuoi leggere tu il... Sì, sì. Ora l'equinozio d'autunno colmerà di vaghezza incendiata ogni foglia dell'albero amante. L'ispirata vaganza dell'aria, l'offerta corona della sera, caduto il regno dell'astro assoluto, nell'idioma stordito dei fiori.
puoi accennare, devo dire io? Puoi accennare a qualcosa dell'astrazione che compi negli ultimi due versi, che dove io ho forse preso appunto ancora una volta, fa parte di quelle che ho segnalato, adesso capisco perché l'ho segnalata, anche senza intendere che c'era la connessione, perché anche in questa c'è la parola astro comunque. E qui è assoluto, l'astro assoluto. Caduto il regno dell'astro assoluto, evoca il crepuscolo degli dei, diciamo. Oh sì, sì. Tu hai notato perfettamente che le metafore ci sono e ci rimandano a saperi, ci rimandano a autori, ci rimandano a scritture precedenti di grande valore, profondità, insomma, patrimonio dell'umanità. Patrimonio dell'umanità, no? Ecco, e questo patrimonio, no, che io continuo a vedere nel mondo delle idee, nel mondo della natura, nel mondo appunto dei grandi scrittori, ecco. E questo patrimonio a cui io tendo, nel mio piccolo, nella mia piccola esperienza di poeta, è il patrimonio che insomma io voglio custodire, proteggere e anche esprimere. Questo astro assoluto è comunque sempre il sole, perché è colui che dà la vita sulla terra e ci irraggia di luce, e quindi c'è tutta anche la metafora della luce, c'è tutta la metafora della vita. In autunno sembra che questo regno dell'astro assoluto sia caduto, cada, perché naturalmente abbiamo più ore di buio che non di luce. E comunque sia, sembra caduto il regno. Anzi, qui io dico addirittura che è proprio caduto, non è che sembra, è caduto, sì. Le percezioni alle volte degli umani, e io mi metto in prima persona nella stagione autunnale, è proprio di questa sorta di sventura della perdita della luce. Io la vivo così, una specie di sventura, una specie di morte, dalla quale però noi non possiamo esimerci, dobbiamo attraversare le stagioni con le loro luminosità o oscurità, e che corrispondono anche alle luminosità e oscurità interiori. Poi però c'è un parallelismo. L'astrazione diventano le stagioni della nostra vita, per dire così. Sì, sì. Non abbiamo la monostagione, sarebbe interessante, no? No, esatto. No, abbiamo anche magari qualche fase autunnale anche durante l'estate, no? Ecco, e viceversa. Camus dice appunto che c'è sempre un'estate dentro di lui, no? Anche quando sembra che tutto sia perduto, ma c'è questo fulcro, questo nucleo luminoso, che io sono certa che le persone più evolute, sapienzialmente evolute, lo riconoscono, riconoscono questo loro centro, che è collegato con il centro del sole. E io, perché parlo tanto anche della stagione, della natura, in questi termini però, Perché io ho una visione olistica, sento profondamente la realtà relazionale che c'è, che esiste fra tutti gli esseri viventi, e quindi la natura è un essere vivente dal quale noi non possiamo prescindere, anche se io non parlo di ecologia, che non mi interessa, quelle sono cose molto legate, diciamo, a situazioni sociali, politiche, scientifiche,
e io li apprezzo come tali, però non fanno parte del mio destino di scrittore, di autrice, di poeta. Insomma, il termine trovatelo voi. A me interessa non questa espressione qua, ma ciò che sta sotto, cioè la parte invisibile di questi interessi, di questi problemi, di queste ricerche. L'invisibile, cioè quello che genera poi la ricerca. È il problema del pensiero, è il pensiero. E dobbiamo capire dove questo nostro pensiero dobbiamo indirizzarlo nel modo migliore, più pertinente, ad affermare la vita anziché la morte. E puoi accennare a qualcosa intorno all'idioma stordito dei fiori, che è molto bello. Sì, l'idioma stordito dei fiori è dunque, c'è il trionfo della natura, dei fiori in particolare. Nell'idioma cade il regno, tra l'altro, no? Dell'astro, in questo Sì, ecco, caso. noi sappiamo che i fiori hanno un loro linguaggio, no? E un significato che noi abbiamo creato per mettere in relazione gli umani con gli aspetti botanici. Proprio ieri sera stavo leggendo una cosa di su Paracelso che mi ha rimandata a Teofrasto, o Teofrasto, che è stato il primo botanico, riconosciuto il primo botanico della storia, discepolo di Aristotele. Molto amato, molto apprezzato da Aristotele, tant'è che poi è diventato lui il direttore del liceo. E naturalmente questa esigenza di trovare una relazione fra noi e gli esseri intorno a noi, e in primis questi che crescono spontanei, che poi abbiamo visto che possono essere innestati, possono produrre fiori, alberi. Di più prolifici, più Frutti. belli esteticamente, no? Ecco, evoluti, ecco, così via. Questo problema della relazione fra gli esseri viventi e gli esseri viventi vegetali è importantissimo. È sempre stato un problema, e poi una suggestione, diciamo, un problema, una ricerca di soluzioni migliori per la convivenza. E io penso proprio che dobbiamo stare molto in allerta e attenti e a trovare soluzioni che ci possono far convivere bene con gli aspetti botanici della vita intorno a noi. Allora, i fiori hanno un linguaggio che si è stato attribuito dagli uomini e naturalmente. Cosa normale pensarla, eppure loro, nella loro bellezza, prendiamo per esempio una rosa, ecco, la rosa, insomma, tutti hanno parlato della rosa, io sono proprio l'ultima a poterne parlare. Ecco, sembra che non soltanto siano gli esseri umani ad attribuire caratteri al fiore. In questo caso la rosa, ma il fiore stesso ha degli elementi tali che inducono gli umani a pensare che c'è una comunicazione che avviene da parte del fiore, attraverso il colore, il tipo di petalo, i sepali, gli steli, le spine nel caso della rosa o anche di altri fiori. E quindi è vero che noi attribuiamo delle facoltà o delle realtà agli alberi, alle piante in genere, quindi anche ai fiori, agli ortaggi, anche addirittura, ecco, o alle erbe selvatiche, ecco, però loro hanno già una configurazione tale che ci possono parlare. Possono parlarci, ci parlano. Quindi quando io scrivo poesie di questo tipo, è perché
Probabilmente ho recepito per vie eteriche il linguaggio degli esseri viventi che non sono umani. È un'idea bizzarra, però noi non sappiamo esattamente alcune cose. Il nostro sapere è limitato, Limitatissimo. molto limitato, e quindi potrebbe essere possibile un domani, magari anche lontano, magari anche vicino, chi lo sa, secondo l'evoluzione del nostro cerebro, delle nostre meningi grigie e bianche, materia grigia, materia bianca, potremmo anche raggiungere dei sistemi di comunicazione con gli alberi, già ci sono. O le piante, anche i fiori più minuti. Il linguaggio dei fiori, sì, il linguaggio delle piante. Forse è semplicemente la questione di come entrano questi fiori nel nostro linguaggio, che poi non è nostro, nel senso che non lo padroneggiamo proprio. Cioè, com'è che queste piante, che questi fiori, che questa terra, che questi paesaggi, che queste montagne, che questi laghi, che questi fiumi entrano nella parola, sono nella parola? Perché se non sono nella parola possiamo devastarli come niente, come accade con gli animali. Come entrano nella parola gli Sì. animali? Se non entrano sono fucilati. L'aveva detto una cosa che mi aveva sempre incuriosito, visto che parliamo talvolta di psicanalisi, è una frase molto, come dire, non presunta, molto teorica, sganciata da Lacan in qualche seminario, in qualche convegno. Lui dice qualcosa che non è neanche una citazione a memoria, ricostruisco in questo momento, che voi pensate che elefante, che la parola elefante, come dire, non, cioè, non conti, non sia, potevamo chiamarli bottiglia, potevamo chiamarli in un altro modo. Voi pensate che non abbia una forza questa questione? Ma voi pensate che gli elefanti dove sono lì? Perché fisicamente sono gli elefanti che sono lì, no? Dice, perché sono lì e sono vivi e vivono così. Perché questo significante sta nel nostro viaggio, sta nella nostra parola. Perché se non sta nella nostra parola, beh, subito andiamo là e li sterminiamo tutti. Cioè, gli stava dicendo che il destino di alcuni di questi stava nel linguaggio, cioè come entra questo elefante nella mia parola? Se entra poeticamente, io non vado a catturargli le zanne e ucciderlo. Per questo. Se invece non entra, io presumo di averlo a disposizione. Non è nel modo in cui dicevi, cioè non è, forse anche di più, no? Questo, cioè, non c'è questa conversazione, in questo caso con gli elefanti, e invece c'è. Non è nel senso in cui dicevi che sembrava, impadroniamoci del linguaggio degli elefanti, possiamo parlare con loro, se li umanizziamo allora quasi nel nostro viaggio. No, lì è che in effetti sono nel nostro viaggio. E noi però non lo sappiamo come quel significante interviene, come quella parola interviene. Elefante. Elefante può essere il mio amico più grosso e non c'entra più niente con altri elefanti, apparentemente. Cioè, questa conversazione c'è, la sto dicendo, sto aprendo, è importantissimo. E Sì. quindi sì, non li ho nemmeno io gli elementi intorno a questo, ma e anche quello che sto dicendo forse non è così semplice, ma c'è qualcosa di questo, no? Io riprendo appena questo rigo, nell'idioma stordito di fiori. Questo idioma stordito nel momento che c'è l'autunno, la caduta del regno del sole, dell'astro assoluto, no? È come se rimanesse stordito. Allora anche questo astro non è, come dire, l'astro assoluto non è né la sua fisica né la sua metafisica, però c'è. Questo sole sta nella poesia, sta nella nostra parola.
In effetti, c'è chi già fantastica molto intorno, no? E sono gli astrofisici stanno teorizzando la fine di tutto l'universo per glaciazione. Se non sta nelle loro parole il sole, dove sta? Ma ci sta in quel modo, ci sta nel modo in cui sta nel discorso della morte degli astrofisici. Qua non sta nel discorso della morte, qua. Io faccio così ma non si vede. Qua non sta nel discorso della morte. Caduto il regno dell'astro assoluto, nell'idioma stordito dei fiori. È stordito l'idioma, ma è lì, è qui. Non abbiamo fatto proprio un'intervista tradizionale qui. No, abbiamo fatto una specie di disamina, una sorta di disamina del linguaggio e diciamo per il tempo che è possibile non si può tanto approfondire, però ci sono i presupposti per poter approfondire. Perché tu hai mosso delle interrogazioni, no? Sottolineature, hai evidenziato di certi termini. E relazioni, diciamo, sintattiche, semantiche, tra i versi e che strutturano senza volere, non voglio apparire così, diciamo, orgogliosa o superba nel dire quello che sto per dire, però lo avevo visto anche in altri, autori. Che c'è, ci sono dei libri di poesia che possono essere un bellissimo tomo di filosofia, che ho sempre ritenuto che la poesia sia non ancella della filosofia, come certi filosofi fino ad oggi hanno detto che è una sorella, una ancella piuttosto. Sorella, un'ancella, una posizione, una figura minore rispetto al pensiero filosofico. Io non accetto questo, perché devo dire che sono due ambiti di uguali qualità, di uguali altezze, e quasi quasi direi che la poesia supera il linguaggio della filosofia. In quanto ha una possibilità, non tutta la poesia naturalmente, ma gran parte della poesia sì, quel dono della sintesi che, per il quale concetti molto articolati sono invece condensati e appunto inducono il lettore accorto a ragionare. Passato il momento della percezione, della sensazione, dell'emozione, si arriva al pensiero. È questo che fa la poesia. Cioè porta la grande poesia, penso appunto ai nomi famosi che adesso qui non sto a dire perché li conosciamo tutti, no? Ecco, la grande poesia ha questo merito. Di partire da un connotato, da una descrizione e poi far viaggiare verso cime elevate di pensiero, dove l'uomo può appunto esprimersi sui temi fondamentali dell'esistenza. Questo però la filosofia non lo fa. Sì, non in quest'epoca. E La filosofia ha il suo linguaggio razionale, non soprattutto già. è nello storicismo, la filosofia Sì. oggi non produce filosofia, produce varianti di storia della filosofia, in guerra mimetica tra di loro, non so, è una sensazione, essendo anche lettore di filosofia. Adriana Gloria, io ti ringrazio a nome degli ascoltatori,
chissà come si chiamano, dei videoascoltatori. Io mi chiedo delle cose così tra voi. Auditori. Ai nostri uditori di liberi.tv e ci diamo appuntamento a qualche altro incontro, a qualche altra lettura. E non ho fatto quasi la domanda di rito: che cosa stai scrivendo ancora, in che corso di scrittura sei? Sarà per un prossimo Gloria. Io sono qua, non scrivo più niente. Nel senso che non ho ispirazione. E prima stavo un po' male di questo, ma qua la poesia mi ha perduta, io ho perduto la poesia. No, perché è arrivato il tempo proprio di andare a rivedere tutto quello che ho lasciato da parte, che è tantissimo, sia dal punto di vista aforistico, riflessioni, anche poesie, frammenti. Io ho una caterva di roba, no, che mi sono messa in testa di organizzare. Per organizzare bene, tu sai benissimo, Giancarlo, che occorre il tempo, cioè non devi improvvisare. Ecco, per cui sto facendo questo lavoro, l'ho iniziato da poco, ho una raccoltina che è pronta e che è sempre il tema della luce, questo è proprio un tema della luce, e per il resto organizzerò qualche libro venturo, non lo so quando avverrà. Quando verrà... Io non spingo mai, tanto se un libro deve venire alla luce, viene nel tempo giusto. Anzi, io desidero che venga nel tempo giusto. Ecco, ti ho posto questioni sugli aforismi, e dovrei quasi dire, ovviamente gli aforismi mi erano di un accesso apparentemente più semplice, poi invece non c'è questo accesso più semplice, non c'è. C'è di mettere. Ma che lì? No. Ma apparentemente erano più alla mia portata, diciamo. Ma anche nella scrittura aforistica, appunto, non è. Non sono. Che ne so. Parti filosofiche, sì, la questione c'è, ma non è filosofica. Anche nell'aforisma c'è un'altra onda che non è quella. I filosofi, tra virgolette, oggi non scrivono così, quindi è un'altra cosa. Allora, quell'aforistica che è la tua, ben che abbia molti elementi delle questioni filosofiche, non è filosofica come scrittura, ed è più interessante per me. Quando c'è la ricerca che. Sì, è vero. Quello che dici verissimo, tant'è che il poeta Silvio Raffo, quando lesse gli aforismi Minimalia, che sono usciti nel 2017, disse: ma Gloria, questi sono aforismi lirici. Sì. Disse così. Io non l'avevo notato, non avevo neanche visto questa cosa. Poi ho analizzato e mi sono resa conto che è così. Sì. Vuol dire che l'elemento poesia è quello che mi costituisce, non è un altro. Bene, alla prossima volta e grazie ancora. Grazie, grazie a te invece Giancarlo, e spero che ci sia un altro incontro di cui sono molto contenta. Grazie.